Io resto a casa e da casa vi voglio aggiornare sulla situazione qui a Casoli. Innanzitutto voglio rassicurare tutti i cittadini, poiché abbiamo attivato un servizio per la consegna a domicilio dei farmaci e per la consegna a domicilio dei beni di prima necessità. E per questo voglio sicuramente ringraziare i volontari della Protezione Civile e i medici, i farmacisti e tutti i commercianti che si sono resi veramente molto disponibili e che si sono attivati nell'immediato. Stiamo gestendo per il tramite del servizio sanitario l'unico caso attivo di Covid-19 sul territorio di Casoli e sarà mia cura e premura aggiornarvi su eventuali sviluppi. Sicuramente è importante rimanere a casa e vi assicuro che io sono in contatto costantemente con tutti gli altri sindaci del nostro territorio, sono in contatto con il Servizio Sanitario regionale, sono in contatto con la Protezione Civile regionale, sono in contatto con tutti. E per questo vi voglio dire anche che la ASL numero 2 ha accolto la nostra richiesta di poter utilizzare il presidio sanitario di Casoli, l'ospedale di Casoli, per i reparti di ATESA, di lungodegenza e riabilitazione che verranno posizionati sul nostro ospedale. Ho voluto subito dare questa disponibilità alla ASL perché l'ospedale del territorio, l'ospedale di Casoli, deve essere a servizio del nostro territorio, in particolar modo in questi momenti così difficili e particolari. Tutte le nostre risorse devono stare a disposizione, poiché noi uniti abbiamo la capacità e la consapevolezza di poter superare ogni difficoltà. Quindi vi rinnovo l'invito a rimanere a casa e a restare uniti.